Buonasera, sono Laura Antichi. Vi volevo parlare di iTunes per la distribuzione dei podcast. Su iTunes si possono distribuire per la pubblicazione podcast tramite i feed RSS. Non si possono creare. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è scaricare e installare sul nostro PC iTunes se non l'abbiamo già installato, andando alla pagina del download di iTunes. Questa è la pagina del download, quindi scaricate in base all'avere un Mac o un Windows del iTunes, il vostro iTunes sul vostro PC. Dopodiché potete aprirlo, vi chiederà naturalmente di registrarvi con un ID Apple e assicuratevi di essere in podcast, vedete che ho la possibilità di accedere alla musica, ai film, ai programmi TV, ai podcast e agli audiolibri. Clicco su podcast e entro nella directory dei nuovi podcast che sono stati scaricati. Vediamo il primo che mi offre, ecco, il coronavirus, il microscopio sui numeri, dal sole 24 ore. Posso sentirne uno, ad esempio, quanto tempo servirà per uscire davvero dalla crisi. Coronavirus, il microscopio sui numeri, un podcast quotidiano. L'ho fermato, ora posso condividere il link su Twitter, condividere su Facebook o copiare il link. Ok, poi posso scrivermi, iscriviti. Mi esce una finestra che mi chiede se confermo di volermi iscrivere al coronavirus, un microscopio sui numeri. E clicco su iscriviti. Posso anche cercare dei podcast attraverso la casella di ricerca. Esempio, cerco iTunes U, e mi riporta tutti i podcast di alcune università. Posso fare un'altra ricerca e cercare, ad esempio, Alberto, che so che fa tanti podcast, Alberto Pian, nella casella di ricerca. Anche qui abbiamo gli episodi, quindi un podcast a puntate di Alberto Pian. Clicchiamo sul primo episodio. Io non sono un pazzo, non sono un pazzo. Dite che. Posso anche qui con ottieni, condividi su Twitter, condividi su Facebook, copia il link. Posso andare poi cliccando su diario di un pazzo. Posso cliccare qui e mi rimanda a questa interfaccia e con iscriviti mi posso iscrivere al podcast. Quindi iscriviti, vedete, ai vari podcast. Sono all'hotel. Posso andare nella libreria per vedere la mia libreria, quindi delle iscrizioni che ho fatto. Sono queste. Posso
poi rivado nello store, cerco magari di nuovo, faccio un'altra ricerca, cerco me stessa, Laura Antichi. E mi riporta i miei due podcast che ho quindi fatto. Potrei anche andare in file, iscriviti al podcast, iscrivi qui, scrivere l'URL, quindi del feed RSS di un podcast che del mio podcast che voglio ad esempio mettere su iTunes. Ecco, quindi dopo avete tante altre funzioni, controlli, l'account, eccetera, con le autorizzazioni e poi la lista dei desideri, eccetera, eccetera. Queste sono le informazioni minime su iTunes che abbiamo appena scaricato. Per uploadare un mio podcast in iTunes potrei anche andare in iTunes Connect all'indirizzo che vedete, iTunes connect.apple.com, cliccare su Podcast Connect, questa finestra, mi chiede tutte le autorizzazioni, quindi fornitori di podcast, confermo. E qui posso inserire l'URL del mio podcast. Ci vorrà un po' di tempo perché poi sia effettivamente inserito dentro iTunes. Se poi volete cercare i podcast nella libreria dei podcast, potete andare a questo indirizzo podcastapple.com/itgenre/podcast/id26 e vedete che vi offre quindi una suddivisione dei podcast per categoria e potrete navigare e cercare ciò che vi serve. Questo è un ottimo modo per cercare nella collezione dei podcast. Comunque tutte le informazioni ve le metto sotto. Bene, queste sono le minime basi per poter accedere quindi a iTunes. Buonasera.